a due passi dalla Minerva, 3 Storpavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a 3storpavia.it. Buon sabato a tutti, oggi parliamo di vacanze. Come diceva qualcuno, una vacanza è come l'amore, attesa con piacere, vissuta con disagio, ricordata con nostalgia. E allora, io ti chiedo, tra tutte le vacanze che hai fatto nella tua vita, qual è quella di cui hai più nostalgia e perché? La vacanza è l'anno scorso, a luglio, in America, che sarebbe il viaggio di nozze che ho fatto. Ho fatto il coast to coast, New York e California, tutti i parchi e San Francisco. Quindi nostalgia del viaggio di nozze, per quale motivo principalmente? Perché è stata la vacanza più bella. Poi l'America che non ho mai visto, è stato 15 giorni ho fatto. Se tu dovessi consigliarla in 20 secondi, perché la consiglieresti come meta? Perché l'America è da vedere. New York poi, una volta nella vita bisogna andare a vederla, New York, quindi la consiglio. La vacanza che ho più nostalgia è quella nell'isola di Lampedusa, perché è stato bello, è stato bel mare, io amo l'Italia, giro solo l'Italia, esclusivamente l'Italia. A Lampedusa siamo andati circa due anni fa, e ero con mia moglie, io e lei da soli e basta, abbiamo affittato un motorino, abbiamo girato tutta l'isola e quest'anno andremo ancora in Sicilia e andremo lì a Favignana, quest'anno a Favignana. Cosa l'ha colpita di più di Lampedusa in una sola parola? In una sola parola, l'ospitalità, bellissima. E beh, quella del viaggio di nozze, che era una crociera, e io sono della generazione che guardava la Boat, quindi sì, una crociera, quella del mio viaggio di nozze, la consiglierei perché è sicuramente una vacanza fuori dal comune, insomma. Quali tappe aveva fatto in quella crociera? Allora, era con l'Eugenio Costa ed era il Mediterraneo, il Portogallo e... non mi ricordo, è passato troppo tempo.